Dall'alto del santuario di Montemale si vede la piccola frazione di Caraglio dove vive Roberto Ribeiro, uno dei fondatori di Emotion Alp, la cooperativa nata per creare e garantire lavoro a chi come lui vuole restare a vivere in Val Grana. La piccola valle occitana dalla pianura piemontese si incunea per una ventina di chilometri nella catena alpina, naturale confine tra l'Italia e la Francia, dove in tanti sono emigrati. Fermare lo spopolamento, la sfida di Emotion Alp. Prima tappa per capire cosa fa è il filatoio di Caraglio. La cooperativa gestisce il museo, le visite guidate nell'antico setificio piemontese e porta di valle, punto informativo e di vendita di prodotti locali. L'oggetto sociale della nostra cooperativa è proprio la produzione lavoro, quindi la remunerazione di stipendi. Questo perché uno dei due atu fondamentali per poter vivere in una valle alpina è quella di avere lavoro a portata di mano, perché se si comincia a scendere, salire, è molto facile che prima o poi uno decida di scendere. Al filatoio, dopo la laurea in lingue e culture del turismo all'Università di Torino, Elisabetta ha trovato lavoro a due passi da casa. Ha un contratto multiservizi. Sono entrata come tirocinante, ho fatto un mese di tirocinio e poi mi è stato proposto un contratto e adesso sono più di 2 anni che lavoro qua. Mi occupo principalmente dell'accoglienza in Porta di Valle, ma da un anno sono anche guida al Museo del Setificio Piemontese. Porta di Valle è una vetrina importante per l'economia locale. Offre tutte le produzioni artigianali e agricole della Val Grana. I prezzi sono leggermente più alti rispetto ai prodotti che si trovano al supermercato, ma quando poi spieghi l'azienda, quindi spieghi il prodotto, e la gente poi apprezza decisamente di più, capisce anche il prezzo, perché comunque il lavoro che c'è dietro è un lavoro quasi esclusivamente manuale. Si lavora così a Cascina Rosa, che dagli anni 80, tra le prime in Italia, ha scelto il biologico. Nei 10 ettari di terra coltivano frutta e ortaggi che in parte trasformano. A queste due attività si è aggiunta da poco anche la ristorazione. È una delle più importanti realtà della valle che hanno sottoscritto con Emotion Alp in Grana, contratto di rete. Ed è una formula prevista dal legislatore per permettere lo scambio di manodopera, attrezzi, di fare dei lavori insieme. Fondamentalmente posso avere bisogno di un furgone 3 giorni l'anno, non ce l'ho. C'è un'azienda agricola che ce l'ha, me lo può prestare. E ci permette anche di prestare la manodopera, quindi soprattutto in agricoltura dove ci sono dei periodi dove si ha necessità di più manodopera rispetto ad altri, basta per una comunicazione all'INPS di distacco. Cambiamento climatico, concorrenza della grande distribuzione, mancanza di servizi, tanti i problemi che le piccole imprese agricole sparse per la bassa Valle Grana devono affrontare. Ma queste difficoltà stanno spingendo le aziende a cercare di innalzare ancora di più la qualità dei prodotti che fanno o creare delle nicchie. Noi trattiamo sia nell'ufficio turistico Porta di Valle sia nel locale che gestiamo sciroppi di lavanda, sidri, birre artigianali, cioè tutti i prodotti che creano delle micro nicchie e messi insieme invece fanno un paniere di prodotti decisamente importante. La sfida sarà quella di riuscire a far percepire la ricchezza del paniere in modo da renderlo anche commercialmente appetibile. Risaliamo la valle per raggiungere Pradleves e Labri, l'altro perno importante per la vita della cooperativa, che garantisce lavoro stabile ad una decina di persone a cui si aggiungono, a seconda della stagione, alcuni part-time. Labri è un centro sportivo e culturale. Ad agosto si è trasformata in palestra di musica occitana, la Tenso Struttura, che d'inverno è una delle più grandi e frequentate piste di pattinaggio su ghiaccio del Piemonte. A guidare i corsi di musica Sergio Berardo, fondatore dei Ludalfin, storico gruppo che tiene vive le tradizioni musicali occitane di queste terre di confine. Cultura del territorio anche in tavola, nel bistrò del Labri si cucinano solo prodotti locali. Roberto quando serve dà una mano anche qui, ma di lavoro fa la guida. Emotion Alp organizza trekking e escursioni a piedi in bicicletta. La parola autenticità è molto utilizzata nel settore turistico, però quello che facciamo riesce a esserlo perché
camminate insieme a chi magari ha pulito il sentiero, piuttosto che si va nell'azienda agricola a vedere quello che fanno tutti i giorni. Per parafrasare una mia collega, si cerca di trasformare il turista in un cittadino temporaneo. Emotion Alp è un'opportunità anche per i giovani che se ne sono andati lontano, ma sono rimasti legati alla loro terra, come Maddalena, che ha fatto l'università in Svezia, dove ora vive. Però qua mi piace sempre tornare, perché qua alla fine è casa e non lo so, ci tengo tanto, anche perché ho fatto la mia tesi triennale sulla Valle Grana e quindi mi piace molto, però è un po', non lo so, un dibattito, diciamo, interiore, perché mi piace stare qua, però me lo sento tanto stretto qua. Non lo so, io in verità sto ancora valutando, anche se ormai sono diversi anni che lavoro qua in azienda. Però è molto difficile, e io vedo anche i miei genitori, la mole di lavoro che fanno settimanalmente, che sono dediti al 100% all'azienda, e quindi ogni tanto i dubbi vengono ancora. Però tutto sommato credo che le porte siano aperte per poter immaginare un percorso. Alla base c'è il fatto che vivere qua è una scelta che ognuno di noi ha fatto, e però non vogliamo vivere nel passato, cioè noi sogniamo una montagna che guarda il futuro, una montagna che si evolve, e poi non siamo da soli, perché il grosso vantaggio dell'epoca attuale è che ci si può confrontare con realtà anche geograficamente lontane, ma vicine come tipologia di attività. Questo sicuramente è un aiuto non da poco.